Vi diamo il nostro benvenuto alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2013-2014 della Scuola Normale Superiore, in occasione del 203° anniversario del decreto napoleonico di fondazione. Fa il suo ingresso in sala il direttore della Scuola Normale, professor Fabio Beltram, accompagnato dal preside della classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, professor Luigi Ambrosio, dal preside della classe di Lettere e Filosofia, professor Michele Ciliberto, e dal direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, preside professor Mario Citroni. Ascoltiamo ora la prolusione del direttore della scuola, professor Fabio Beltram. Porgo il benvenuto a tutte le autorità civili, all'onorevole Maria Chiara Carrozza, Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. È in arrivo, e potete immaginare che ci sia qualche ritardo, il Ministro Brai, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, gli ridaremo il benvenuto quando si materializzerà. Sono benvenuto alla Vicepresidente della Regione Toscana, al Prefetto di Pisa, al Questore, al Presidente della Provincia e al Sindaco di Pisa, al Sindaco di San Miniato, all'Assessore all'Educazione, Università, Giovani, Europa e Pari Opportunità in rappresentanza del Sindaco di Firenze, benvenuta Cristina Giachi, benvenuto al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il nostro bentornato al Presidente del Tribunale di Pisa, al Procuratore della Repubblica, agli assessori alla cultura e agli assessori all'istruzione della provincia e della città di Pisa. Un benvenuto affettuoso al rappresentante della comunità ebraica di Pisa e ai nostri parlamentari presenti. Un saluto e il benvenuto alle autorità militari, il nostro nuovo comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Il benvenuto alle autorità religiose. Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Pisa e Sua Eccellenza il Vescovo di San Miniato. Un saluto e il benvenuto alle autorità accademiche. Il Rettore dell'Università di Firenze, nonché Neosegretario della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, congratulazioni. I Rettori dell'Università di Pisa, di Siena e della Scuola Superiore Sant'Anna. Il Direttore dell'Istituto Alti Studi IMT, i colleghi rappresentanti gli altri Atenei. Ringrazio per la loro presenza il direttore Vesentini, il nostro direttore amministrativo Daniela Sevieri, la nostra primo segretario generale Anna Maria Gabisso. Grazie al presidente dell'Accademia dei Lincei, che ci onora con la sua presenza. Grazie alla Presidente e ai componenti del nostro nucleo di valutazione che oggi sono qui con noi. Un benvenuto al Capo Dipartimento per l'Università e la Ricerca del Ministero dell'Università e Istruzione, al Vicepresidente dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, al Presidente dell'Associazione Normalisti e al Presidente della Fondazione Pisa, Palazzo Blu, Fondazione Teatro, ai presidenti della Fondazione e della Banca Cassa di Risparmio di San Miniato. Benvenuti al Direttore regionale dei Beni Culturali della Toscana e alla responsabile della Soprintendenza Archivistica. Benvenuti al Direttore del Museo Nazionale di San Matteo e al Presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana. Benvenuto ai rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, della Fondazione Toscana Life Sciences. Benvenuti e grazie ai relatori del simposio, Giuliano Amato, Antonella Agnoli, Andrea Angiolini, Edoardo Barbieri, Michele Ciliberto, oltre al già menzionato Ministro Brai. Saluto gli allievi, gli ex allievi, il personale docente e non docente della scuola. Un saluto infine a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti. Il 18 ottobre 1810,
a Fontainebleau, Napoleone Bonaparte firmò questo decreto e nacque la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ecco perché il nostro statuto fissa nel 18 ottobre l'inizio dell'anno accademico. Ed ecco perché siamo oggi qui per celebrare l'apertura dell'anno accademico 2013-14. Questo però è un anno speciale. Oggi non ricorre solo il 203° anniversario della Fondazione, è forse un nuovo anno primo. Nasce una nuova scuola normale, che è in assoluta continuità con i principi sui quali è stata fondata e secondo i quali si è sviluppata in oltre due secoli, si aggiorna, si apre a nuove discipline e una dimensione sempre più internazionale. Non sarà più la Scuola Normale Superiore di Pisa, perché non si deve più distinguere da quella di Parigi. Sarà la Scuola Normale Superiore, un istituto superiore con caratteristiche e nome unici al mondo intero. Prima di parlare di questa ambiziosa e entusiasmante prospettiva, è però doveroso un consuntivo. Oggi c'è infatti un altro anniversario molto meno importante. Giunge a metà mandato l'attuale direzione. Inevitabile fare un consuntivo. Questi tre anni sono stati intensi. La scuola è cambiata. L'ha fatto utilizzando tutti gli spazi per l'innovazione resi possibili dalla legge di riforma universitaria del 2010. In primo luogo abbiamo ridefinito la struttura del corpo docente della scuola. Abbiamo contratto il numero dei professori di ruolo, valorizzato i nostri ricercatori e attivato convenzioni con atenei italiani che ci permettono di arricchire oggi, nella prossima offerta didattica dell'anno accademico 13-14, ci permettono di arricchire la vitalità della scuola utilizzando docenti incardinati in altri atenei. Può accomodare. Abbiamo inoltre individuato nuovi docenti attraverso procedure di selezione internazionale che ci permetteranno di portare qui personale nuovo di ruolo per rafforzare la presenza e la vitalità della scuola. Ma non solo, vecchi tabù come quello delle promozioni interne sono stati violati grazie alla nostra rinnovata capacità di scegliere. Mi congratulo quindi con Andrea Ferrara, ora nostro professore ordinario di cosmologia. La scuola sa guardare al merito e nel merito e può permettersi anche una promozione. Ma questo solo perché abbiamo imparato a dire di no nel merito. Sta puntualmente avvenendo quanto enunciato nell'ottobre 2010 dopo la mia elezione. Aumentare l'offerta didattica e gli stimoli culturali per i nostri allievi senza espandere l'organico della scuola. Parlando di docenti, un affettuoso bentornati ai colleghi nominati dal Ministro professori emeriti in quest'anno accademico. Ne vedo uno di loro tra noi, un caro collega e amico, Gian Biagio Conte, e lo saluto con affetto. In questi anni, per i piccoli numeri della scuola, molto è stato fatto per ringiovanire il corpo docente. Nel triennio hanno preso servizio 10 ricercatori a tempo indeterminato, gli ultimi con la vecchia normativa, e 16 a tempo determinato con la nuova normativa. Di questi ben 12 grazie a posizioni coperte da progetti di ricerca europei e nazionali. Ancora una volta do a tutti loro il benvenuto e confermo che tutti loro, così come un numero crescente dei nostri ricercatori di ruolo più senior, fanno parte dell'offerta didattica 2013-2014. Non sono ancora soddisfatto della nostra capacità di valorizzare, di dare spazio ai nostri ricercatori, almeno non in tutti i settori. Mi pongo come obiettivo quello di stimolare tutta la comunità della scuola a fare di più da questo punto di vista.
I presupposti ci sono. In questi anni abbiamo meglio definito i doveri didattici dei nostri docenti e ricercatori alla luce delle caratteristiche peculiari della scuola. Abbiamo oggi gli strumenti per utilizzare al meglio le nostre risorse umane. In passato la scuola ha fatto errori anche gravi. Dobbiamo ora correggerli. E a questo riguardo le nostre regole interne danno grandi responsabilità ai nostri presidi. Li esorto a svolgere appieno il loro importante ruolo, rassicurandoli sul costante, energico supporto della direzione. E li ringrazio a nome di tutta la comunità della scuola. Un altro sviluppo importante. Abbiamo ripensato il nostro corso di perfezionamento. Ai nuovi perfezionandi la scuola rilascerà il titolo globalmente intelligibile di Filosofie Doctor, a seguito di un percorso chiaro, formalizzato in modo da assicurarne l'allineamento con le migliori esperienze internazionali. Non vogliamo rinnegare le nostre tradizioni, è un modello formativo che ha avuto indubbi successi, ma sempre più dobbiamo porci in una prospettiva internazionale. Sempre più dobbiamo accogliere allievi e preparare allievi in questa prospettiva. Guardando ai numeri di quest'anno ci sono elementi positivi. Registriamo, per esempio, oltre all'entrata del ministro Brai, sei qui Massimo. Dicevo, registriamo degli elementi positivi. Quest'anno le domande dall'estero arrivano fino al 70% dei richiedenti in alcuni settori come chimica e biofisica molecolare, ma non siamo ancora soddisfatti dell'attrattività della scuola, in particolare in termini di qualità dei candidati stranieri. Ne abbiamo anche parlato recentemente all'interno dell'Associazione Amici della Scuola Normale e potremo contare sul loro aiuto. Mi fa piacere salutare e ringraziare per la sua disponibilità al nuovo presidente, Sabino Cassese, e a tutto il direttivo dell'associazione va il nostro grazie. Vorrei insieme a voi inviare un abbraccio caloroso al presidente onorario dell'associazione, Carlo Azeglio Ciampi. Durante lo scorso anno accademico abbiamo anche riorganizzato il sistema dei centri di supporto alla ricerca. Per tutti abbiamo adottato un'organizzazione agile con una precisa definizione della responsabilità di indirizzo scientifico da una parte e di gestione dall'altra. Ogni cambiamento genera preoccupazioni, ma andremo avanti nella direzione intrapresa, certi che tutti vedranno nei risultati la validità delle scelte che abbiamo fatto. La nostra biblioteca è certamente un centro vitale per la scuola. Novità importante qui è la presenza strutturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali attraverso la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore. Rossana Rummo, che non può essere con noi oggi, come sempre gentilissima, mi ha telefonato e mi ha chiesto di portarvi il suo saluto. Questo stretto raccordo col Ministero è prova del nostro desiderio di offrire una partnership qualificata al sistema nazionale, in sintonia con le linee, e anzi, onorevole Ministro, di offrire la collaborazione alla formazione delle linee di indirizzo del Ministero stesso. I nostri complimenti al Presidente della Biblioteca della Scuola Normale, per effetto della fusione presto Presidente del Sistema Bibliotecario della Scuola Normale, Claudio Ciocciola. Anche nel caso del nostro centro archivistico vi ora la presenza del Ministero dei Beni Culturali, questa volta attraverso la Direzione Generale per gli Archivi. Vogliamo dare, attraverso questa partecipazione diretta alla governance del centro, ancora maggiore concretezza all'accordo di collaborazione tra la scuola e il Ministero che è stato siglato quest'anno. I nostri complimenti al Presidente del Centro Archivistico, Daniele Menozzi. La
La scuola, per effetto del ruolo di commissario della Domus Mazziniana ricoperto dal suo direttore, ha oggi accresciute responsabilità in importanti gangli della cultura del nostro Paese. Onorevole Ministro Brai, ti rinnoviamo la nostra offerta di fare sistema e di rilanciare ancor più il ruolo della Domus Mazziniana, sostenendone la vita e lo sviluppo. Già ora l'archivio della scuola sostiene e vivifica il patrimonio documentale della Domus Mazziniana. Possiamo e vogliamo fare di più. Tornando ai nostri centri, si è chiusa con queste nomine una lunga presidenza del precedente Centro Biblioteche e Archivi da parte di Piermarco Bertinetto. A lui il nostro ringraziamento. Siamo in questo momento ospiti del centro archivistico. Questa magnifica sala ospita una parte importante dello straordinario patrimonio archivistico depositato presso la scuola della famiglia Salviati. Saluto con affetto Grazia e Dianora Salviati che vedo tra noi. Abbiamo infine tracciato la via perché le nostre edizioni diventino una vera University Press e un attrattore nei confronti di altri soggetti istituzionali. I nostri complimenti al confermato presidente delle edizioni della Normale, Michele Ciriberto. Anche l'amministrazione si è ristrutturata, semplificata e desidero oggi ringraziare per il suo lavoro, per la creatività e per l'equilibrio il nostro segretario generale Aldo Tomasin. Attraverso lui, naturalmente, ringrazio tutto il personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale. Molte, dunque, le novità introdotte in questi 3 anni. È quindi nostro dovere continuare a verificare se le modifiche introdotte hanno effettivamente successo. Dobbiamo analizzare gli indicatori del grado di successo della nostra istituzione. In questi discorsi inaugurali ho sempre citato l'Academic Ranking of World Universities, con la premessa, e cito le mie parole, non credo ciecamente a questa o in generale a nessuna classifica, ma mi conforta vedere quali sono le istituzioni che costituiscono il manipolo di testa che questa particolare classifica seleziona. Nel 2011 la Scuola Normale era tra le prime 10 di questa classifica. Nel 2012 è passata nel manipolo delle prime 5 di questa classifica. Nel 2013 ha consolidato questa posizione tra le prime 5 e il primo posto in Europa. Faccio riferimento naturalmente alla classifica elaborata dalla Jiao Tong secondo il parametro per capita performance. La scuola è piccola e questo è il misuratore di intensità di produttività di un'istituzione. Forse non tutti questi parametri sono convincenti, forse abbiamo qualche idea alternativa su questi parametri, però rimane il fatto che non possiamo non compiacerci della nostra compagnia. Abbiamo Caltech, Harvard, Princeton e MIT. È la compagnia, francamente, che vogliamo, non ci lamentiamo di questo. Tornando alla Jiao Tong University, questa produce anche un'altra classifica di cui vi vorrei parlare. Sono classifiche tematiche che si riferiscono a diversi settori scientifici. A noi interessa guardare a quello chiamato delle scienze naturali, tradotto per le discipline nostre, chimica, fisica e matematica. Praticamente la nostra classe di scienze, il grosso della nostra classe di scienze. Anche per questo la Jiao Tong fornisce una sua classificazione. I parametri, ve li faccio vedere, sono questi. Sono 5 parametri, numero di allievi con premi Nobel e medaglie Fields, questi premi all'interno della faculty, di nuovo un parametro bibliografico, il numero di citazioni, numero di pubblicazioni,
sulle riviste indicizzate e poi l'ultimo parametro, la frazione di queste riviste che appaiono nelle riviste di maggiore qualità, di maggior livello, secondo il rating internazionale. La Jiaotong fornisce per ognuna di queste categorie l'Ateneo che ha la migliore performance a livello mondiale e a questo Ateneo parametra tutti gli altri Atenei del mondo. Vi faccio vedere i top performer 2013. La scuola normale superiore è quella che pubblica la maggior frazione di articoli nelle riviste di alta qualità in questo settore a livello mondiale. Di nuovo, non possiamo che compiacercene. Quest'anno è stato diffuso un altro esercizio di valutazione, questo focalizzato esclusivamente sul sistema della ricerca italiano. Ne avete sicuramente sentito parlare, la VQR, Valutazione della Qualità Ricerca, 2004-2010, un esercizio svolto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione, l'ANVUR. L'obiettivo di questa operazione è molto diverso da quello di una graduatoria come quella redatta dall'Università di Shanghai. L'obiettivo non è tanto di cercare le eccellenze quanto quello di misurare la qualità media degli Atenei. Su questo punto vorrei essere chiaro e quindi vi chiedo qualche minuto per parlarvi di come funziona la VQR, o meglio come ha funzionato la VQR. A ogni professore è stato richiesto di inviare un certo numero di prodotti, erano chiamati, lavori scientifici, brevetti e quant'altro. E questi prodotti, tipicamente tre per il periodo, sono stati valutati. Ogni prodotto veniva assegnato a una di queste categorie: eccellente, buono, accettabile, di limitato interesse, mancante. La persona non aveva sufficienti prodotti da presentare o addirittura da penalizzarsi in quanto falso, copiato, cose disdicevoli. Come vedete, a ognuna di queste categorie è associato un valore numerico, un punteggio, e quindi è possibile calcolare il punteggio medio per un docente singolo o per un gruppo di docenti. Su questo valore medio veniva confrontato un gruppo dell'Ateneo A col gruppo dell'Ateneo B e venivano prodotte le graduatorie sul valore medio, che sono quelle di cui abbiamo sentito parlare molto in questi giorni, in questi mesi. In realtà l'ANVUR ha fornito anche un'altra categoria, quella sulla percentuale di prodotti eccellenti di un particolare gruppo, di un Ateneo, rispetto alla media nazionale. Sono pedante e quindi vi faccio un esempio. Supponiamo esista un Ateneo A, dove opera un piccolo gruppo di ricerca, contiene tre tra professori e ricercatori, e ha appena assunto un giovane. E poi esiste, che quindi consegna un prodotto solo. E poi esiste un altro Ateneo, B, di nuovo tre professori ricercatori stabilmente presenti e uno appena assunto, quello che consegna un prodotto solo. Vedete, è molto diverso il tipo di prodotti che questi consegnano. L'Ateneo A ha molte eccellenze, c'è un professore ricercatore che per qualche motivo produce poco e male, e poi in entrambi i casi ho immaginato che venga assunto un ricercatore giovane e brillante. Allora, lascio valutare a voi per un attimo nella vostra testa. Dove mandereste il vostro figlio a studiare? Nell'Ateneo A o nell'Ateneo B per imparare quella particolare disciplina? Preferireste che un giovane promettente come quello con la lettera E venga assunto nell'Ateneo A o nell'Ateneo B? Dove sono meglio spesi i soldi del contribuente? Per l'ANVUR, col punteggio medio, è meglio il B. Certo, l'ANVUR molto correttamente ci ha fornito anche la graduatoria sulle eccellenze e lì scopriamo che l'Ateneo A di Amine è piuttosto più produttivo dell'altro, ma abbiamo parlato solo del valore medio. Abbiamo parlato sui giornali e non solo sui giornali. Lo dico subito, capisco perché questa scelta è stata fatta, lo dico subito. Credo che la valutazione e il lavoro che ha fatto l'ANVUR e anche l'esercizio VQR siano preziosi per il sistema universitario. Spero che le università, nella loro autonomia, possano e sappiano utilizzare al meglio
questo lavoro che è stato fatto dall'ANVUR. Per la scuola è particolarmente istruttivo confrontare la posizione nelle graduatorie sul voto medio con quella nelle graduatorie sulla percentuale di prodotti eccellenti. Nelle aree in cui è presente, la scuola esprime fino al triplo della percentuale di lavori eccellenti caratteristica della media di quell'area, ma in qualche caso, e quindi va saldamente in testa alle classifiche, ma in qualche caso scivola verso il basso sul voto medio. Ho parlato degli errori che ha commesso la scuola nell'utilizzo delle sue risorse umane. Ecco il risultato. Però, in positivo, come ho ricordato poco fa, abbiamo in questi anni messo finalmente in campo strumenti correttivi. Sta ora alla nostra comunità applicarli con serietà, lucidità e coerenza. I dati della VQR sono preziosi perché il sistema universitario possa, lo ripeto, nella sua autonomia o nella sua autonomia residua, lo dico senza polemica con i ministri presenti. Certo, non è aiutato in questo dal fatto che le valutazioni individuali non saranno rese note, neppure ai rettori. Sapete, con la riforma i rettori hanno oggi forti responsabilità di indirizzo e di scelta all'interno del sistema universitario. Perché non dare loro informazioni per poter esercitare questa responsabilità in maniera mirata? Onorevole Ministro, tu lo sai, ma io lo ripeto, la comunità scientifica, almeno la parte sana della comunità scientifica, è abituata a essere valutata, accetta di essere valutata. Oggi ci sono in rete i nomi dei proponenti dei progetti FIRB per i tecnici Futura Ricerca e il voto che hanno preso questi progetti. Sono in rete, sono pubblici. Noi sappiamo chi presenta un progetto, se questo progetto viene accettato o respinto. Non solo, pensate alla didattica. Noi sappiamo la valutazione di ogni singolo corso. I dati ANVUR sono segreti. Io non lo capisco. Parlando sempre di valutazione nel nostro Paese, a un anno esatto, era il 18 ottobre, di distanza, conferma la mia preoccupazione sul fronte delle valutazioni più importanti, quelle che riguardano il reclutamento del personale. Parlo dell'abilitazione nazionale. Avevo sollevato dubbi, qualcuno di voi lo ricorda, sui criteri di selezione, in particolare per le scienze umane. Aggiungo la mia perplessità per l'annacquamento di quei criteri, che è avvenuto in itinere. Dopo un anno mi limito a lamentare che il primo ciclo dell'abilitazione nazionale non è stato completato. La scadenza, ve la ricordate, era il 30 novembre 2012. Ora la scadenza è il 30 novembre 2013. Un anno di ritardo. Il sistema universitario è fermo da anni. Proprio mentre una parte significativa del corpo docente va in pensione. È in corso una selezione innaturale sugli atenei. Fondi in diminuzione, personale in diminuzione, verifiche sulla performance senza strumenti per poi poter reagire ai risultati di queste verifiche. Conosco il pensiero del nostro ministro. E spero avrà gli strumenti per rendere possibile la selezione darwiniana sul sistema delle università italiane. Riguardo agli indicatori di successo della scuola, voglio mostrarvi un altro dato, che è l'evoluzione del numero delle domande di ammissione alla scuola. Il numero è molto alto e ci permette di fare una selezione molto dura e reclutare giovani di grande valore. Approssimativamente un allievo viene ammesso alla scuola ogni 20 che fanno domanda per quanto riguarda il corso ordinario. Abbiamo fatto molta strada, nel 1810 avevamo in tutto 40 domande, ora siamo arrivati approssimativamente a 1500. Se guardiamo la provenienza degli allievi del corso ordinario, vedete che vi mostro la corte che si è diplomata a dicembre 2012, siamo saldamente sul
un'istituzione nazionale, c'è tutta Italia rappresentata alla scuola. E forse più interessante è vedere dove sono adesso queste persone qui. In gran parte stanno continuando gli studi con un percorso dottorale, in Italia o all'estero, ogni puntino è uno dei nostri allievi che sta lavorando in questi luoghi, non tutti, alcuni sono già occupati, sono impiegati, ma sono poche unità che hanno scelto questa strada, multinazionali farmaceutiche, case editrici sono gli esempi che mi vengono in mente, in gran parte hanno seguito di continuare gli studi con un percorso dottorale. I nostri allievi pensano globale, come vedete da questa mappa. Io credo che siano aiutati in questo anche dal fatto che noi li alleniamo a pensare globale. In questa mappa del mondo vedete gli scambi che sono stati effettivamente eseguiti dalla scuola con altri atenei e istituzioni nel mondo. È chiaro che usufruiscono soprattutto di questi scambi gli allievi del corso di perfezionamento, quello successivo alla laurea, diciamo. Ma questa è la mappa su cui i nostri allievi pensano. Io penso che sia sano che pensino in questo modo. Questa è una diaspora benefica, se posso dirlo. È molto meno benefico, invece, il fatto che il nostro paese sia incapace di intercettare lo straordinario patrimonio di competenze, intelligenza e capacità di innovare dei nostri allievi. Troppo spesso i normalisti, dopo la formazione dottorale, e non è importante se l'hanno fatta qui, all'estero, in un altro ateneo italiano, ma dopo questa fase continuano a esercitare le loro funzioni e a dare le loro capacità all'estero. Questo non è un vantaggio per il nostro Paese. Oltre alle domande di ammissione alla scuola, menziono il numero delle domande di frequenza al nostro corso di orientamento come ulteriore indicatore. Siamo arrivati ormai a 3.000 domande l'anno. Questo è un servizio che la scuola offre ai giovani di talento che si avviano a frequentare l'ultimo anno della scuola superiore per indirizzarli, aiutarli nella loro scelta futura. Abbiamo quest'anno trovato un nuovo partner che mi piace menzionare. Un corso si è tenuto a Roma, all'Accademia Nazionale dei Lincei, in collaborazione con l'Accademia. Un'esperienza positiva che spero ripeteremo. E rinnovo il mio saluto a Lamberto Maffei, il presidente dell'Accademia, che è qui con noi. Oltre al corso di Roma è naturalmente proseguito il lavoro in collaborazione con la Fondazione Santa Chiara a San Miniato, il nostro polo dell'orientamento. Ringrazio nuovamente, con affetto, anche per la loro presenza oggi. Il sindaco, è difficile vedervi tutti perché il protocollo vi diffonde nella sala. Il sindaco, quindi leggo, il sindaco di San Miniato, il vescovo della città, il presidente della fondazione della banca Cassa di Risparmio di San Miniato. Hanno condiviso questo progetto, l'hanno sostenuto e sono stati i nostri partner. Di questo li ringraziamo. Anche la Regione Toscana, all'interno delle sue attività sull'orientamento universitario, ha confermato quest'anno la scelta della Fondazione Santa Chiara, quale ente organizzatore di alcuni corsi, tre per la precisione, ispirati al nostro modello. Ne siamo felici, applaudiamo a questa scelta della Regione e in particolare, naturalmente, della Vicepresidente Targetti, che è qui con noi e la ringrazio ancora una volta. Mentre parliamo di orientamento universitario, menziono un'altra collaborazione tra Normale e l'Accademia dei Lincei per l'aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine. Per la scuola è un po' un ritorno alle origini e credo possa essere di grande utilità questa nuova attività per ampliare l'impatto che la comunità della Normale può avere sulla formazione dei più giovani. Ringrazio Isabella Marini, Fulvio Ricci, Pasquale Pingue, Vincenzo Barone per il loro impegno e la loro disponibilità. La Normale si vuole aprire di più e mi fa molto piacere segnalarvi anche l'avvio di un'attività, si dice outreach, non so come tradurlo, promossa da Andrea Ferrara. A lui un caloroso buon lavoro e pubblicamente confermo il sostegno della direzione al suo progetto. Un ultimo indicatore, quello relativo alla nostra capacità progettuale e di ricerca. Desidero menzionare gli stretti rapporti di collaborazione, di integrazione in qualche caso, con altri enti, in particolare di ricerca, che rafforzano la scuola, ma sono anche indici dell'attrattività della scuola. In primo luogo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha la sede di un suo istituto presso la scuola e presso la cui area di ricerca la scuola
ha un suo laboratorio. Era in visita da noi proprio ieri l'altro il presidente Nicolais, mi ha chiesto di portarvi il suo saluto, ma vedo qui il direttore dell'Istituto Nano, il presidente dell'area di ricerca, li ringrazio di essere presenti. Menziono poi l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è un gruppo di ricercatori distaccato presso la Normale. La storica collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha di nuovo una sua sede presso il NEST. Il CNRS francese, che ha stabilito qui il laboratorio Fibonacci, che è anche il direttore del laboratorio qui tra noi oggi, Stefano Marmi. La Scuola Superiore Sant'Anna, che ha stabilito il centro Nanoplant presso il NEST. Presto lo inaugureremo insieme al rettore Pier Domenico Perata. La settimana scorsa abbiamo poi presentato un'importante iniziativa con il Museo Nazionale di San Matteo e rinnovo il benvenuto al suo direttore Dario Matteoni, che ora non trovo, però eccolo lì, però so che c'è. I miei complimenti a Vincenzo Barone per la sua energia e per la sua capacità di trovare nuovi spazi e linee di sviluppo per la chimica della Normale. Lo dicevo anche l'anno scorso, la scuola rappresenta dal punto di vista quantitativo una frazione di percento del sistema universitario e una frazione di percento ancora più piccola del sistema della ricerca italiana, sia misurata in termini di unità di personale, sia misurata in termini di trasferimenti dallo Stato. Siamo orgogliosi dell'effetto moltiplicatore che riusciamo a dare a questo piccolo investimento. È recentissima la notizia dell'Advanced Grant concesso dallo European Research Council ad Amos Bertolacci. Mi congratulo con lui e registro con soddisfazione che in questo momento alla scuola opera circa il 10% degli advance grant concessi da IRC all'Italia da quando esiste. Se tutto il sistema italiano avesse questa percentuale di successo, avremmo probabilmente che tutto IRC verrebbe versato in Italia, non mi risulta. Questo della qualità della ricerca è un indicatore particolarmente sensibile per noi. La ricerca, infatti, è una componente fondamentale del metodo formativo della Normale. L'anno scorso, dicevo, e mi cito, un metodo che la scuola ha applicato con misurabile successo negli ambiti di sua storica competenza, le norme, appunto le scienze, le lettere. Ma questo perimetro d'azione potrebbe cambiare. Fine della citazione. Oggi, infatti, annunciamo che questo cambiamento è deciso, che questo perimetro d'azione si amplierà significativamente nei prossimi anni e diventata realtà la fusione della scuola con l'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze. Ed è nata così la Scuola Normale Superiore di cui parlavo all'inizio. Questa immagine, che avvicina Palazzo Strozzi e il Palazzo della Carovana, le due sedi della scuola a Firenze e a Pisa, credo illustri visivamente bene lo standard altissimo che ci deve contraddistinguere. Assieme ai colleghi dell'Istituto SUM di Firenze abbiamo elaborato un progetto per la creazione di una nuova struttura, un terzo braccio operativo della Scuola Normale che ci permetta di esportare il modello formativo della scuola al di fuori del perimetro napoleonico di cui parlavamo poco fa. Una struttura per la formazione dottorale e post-dottorale. Non avremo un corso ordinario a Firenze, che unendo le forze con l'attuale SUM, attraverso la fusione, offrirà nuove opportunità per la formazione superiore a giovani di talento in settori quali le scienze sociali e politiche, le scienze economiche, il diritto. Intendiamo attivare stabili rapporti con altri atenei, in particolare stranieri, per costruire un polo di formazione forte e ben visibile, un centro di formazione con caratteristiche spiccate di interdisciplinarità e internazionalizzazione. Ma lo dico esplicitamente, vogliamo fare sistema. E siamo certi che questa nuova iniziativa rafforzerà l'intera rete nazionale della formazione superiore, non soltanto Firenze e Pisa. La presenza oggi dell'assessore Giachi, del rettore Tesi, del sindaco Filippeschi e del rettore Augello ci rassicura, ci conforta
ci fa capire che il nostro progetto è stato capito e condiviso. È un progetto ambizioso, certamente, assolutamente innovativo nel sistema italiano, e sono molto orgoglioso che i docenti e i colleghi del SUM e della Normale ne abbiano capito l'importanza. E questa è una dimostrazione che non tutti i professori sono ottusi baroni, interessati solo a difendere il loro territorio, si dice forse orticello nella vulgata corrente. Credetemi, realizzare la fusione non è stato facile, è difficile innovare in questo Paese. Siamo arrivati a questo risultato insieme al direttore Mario Citroni solo grazie alla condivisione di alcune personalità chiave. Il ministro Carrozza, il suo gabinetto, e mi fa piacere nominare il capo del gabinetto del ministro Luigi Fiorentino, il ministro Profumo, la dirigenza del Ministero, Daniele Livon, in tempi recenti Marco Mancini, ma sotto altro cappello era vicino a noi anche nelle fasi precedenti, alcune figure importanti che ci hanno consigliato e guidato in questa lunga fase. E menziono con piacere Giuliano Amato e Sabino Cassese. Ma andando indietro nel tempo, posso individuare il punto, la persona, dove questa idea è nata. Chi ha immaginato questo sviluppo? A lui, un collega e amico, Alessandro Schiesaro, allora coordinatore della segreteria tecnica, va il nostro grazie. La messa a regime della nuova normale è l'obiettivo centrale della seconda parte del mio mandato. Produrremo il nuovo piano di sviluppo, avvieremo nuovi percorsi formativi, rafforzeremo, e questo è cruciale, senza duplicazioni, le attività di formazione a Firenze e a Pisa, anche grazie alle specifiche risorse che sono state concesse dal Ministero. Questo processo sarà impegnativo ma entusiasmante. Qui si vedrà la visione della comunità, in particolare quella dei docenti della scuola, della nuova scuola. Qui si vedrà la nostra capacità di immaginare il futuro, di elaborare proposte vincenti per i nostri giovani, di accogliere i suggerimenti degli esperti che ci assisteranno in questa fase fondativa. Inizia dunque oggi l'anno accademico 2013-2014, anno della fondazione della nuova Scuola Normale Superiore. Auguro buon lavoro a tutti noi, al vice direttore Andrea Giardina e ai tre presidi Ambrosio, Ciliberto e Citroni, ai colleghi, agli allievi e al personale tecnico-amministrativo.